L'oggetto di questa investigazione è un'analisi della variazione media delle temperature in tutti i comuni europei a partire dagli anni 60 fino ai giorni nostri. Il prodotto che abbiamo realizzato, quello finale per distribuirlo e presentarlo, è stato sostanzialmente una dashboard in cui c'è una mappa in cui si possono ricercare le varie città, vedere quali sono le variazioni di temperatura delle città specifiche. E una comparazione fra le città della stessa provincia, della stessa regione, dello stesso paese, per dare un minimo di punto di riferimento su quali sono i comuni la cui temperatura media è aumentata di più e quella che è aumentata di meno a partire dagli anni 60 fino ai giorni oggi. Innanzitutto abbiamo iniziato analizzando dati open, che sono resi pubblici da Copernicus. Sostanzialmente questo è un dataset in cui vengono raccolte e sistematizzate le rilevazioni di varie variabili, tra cui la temperatura a 2 metri da terra, a partire dal 1961 fino al 2018. I dati sono rilasciati in modo tale, che noi ci possiamo immaginare una griglia per l'Europa. Questa griglia è composta da tanti, più di 1 milione di celle, che sono dei quadrati che hanno un lato di 5,5 km. Per ognuno di questi quadrati noi abbiamo una rilevazione di temperatura a 2 metri da terra 4 volte al giorno e quello che noi abbiamo fatto è associare le varie delimitazioni geografiche, cittadine, provinciali, regionali a uno o più di queste celle e vedere qual è stata la variazione media di temperatura delle celle che, come dire, appartengono alle delimitazioni amministrative comunali, provinciali o regionali. Noi dal principio abbiamo voluto fare non un'analisi sul cambiamento climatico, ma un'analisi sul cambiamento climatico a livello iperlocale. Questo perché ovviamente il cambiamento climatico è un fenomeno globale per definizione, però ci possono essere delle differenze anche importanti fra territori, perché comunque sia nella media che si fa con la temperatura generale del pianeta si vanno a perdere poi tutte le piccole differenze che ci possono essere nei vari territori. Specificamente le due cose che ci sono saltate subito all'occhio, sono le grandi catene montuose, ovvero le Alpi e i monti della Norvegia, che hanno avuto alcune delle variazioni più alte nell'ordine di anche 3 gradi o più, oppure nei grandi centri urbani, soprattutto dell'Est Europa, ma anche dell'Europa occidentale, in cui verosimilmente l'industrializzazione degli ultimi 30 anni e l'urbanizzazione ha contribuito a far sì che fosse più accentuato questo fenomeno. Io credo che il potenziale vero del data journalism sia quello di poter raccontare fenomeni complessi in una maniera tale che il lettore riesca comunque a immedesimarsi e a capire quello che gli sta venendo raccontato, quello che gli è stato spiegato, in maniera tale che possa, come dire, soprattutto in lavori come questo, in lavori che si focalizzano sulla parte locale, che possa riconoscere nella sua vita di tutti i giorni e quindi partendo dal dato, partendo da un'astrazione numerica, arrivare a capire qual è la portata di un certo fenomeno e di come questo fenomeno tocca anche lui nella sua vita di tutti i giorni. L'impatto politico di questi dati, c'è stato. Noi avevamo pensato di produrre questo dataset e di renderlo disponibile affinché potesse essere riutilizzato da chiunque avesse intenzione di fare un lavoro giornalistico o meno, che potesse integrare questi dati. Dal punto di vista giornalistico siamo molto contenti, sono stati ripresi molto, soprattutto per fare storie locali, e dal punto di vista politico che è arrivato è stato, come dire, l'interesse di tante organizzazioni del terzo settore e di anche qualche decisore che a sostegno delle loro attività di advocacy e di pressione affinché vengano attuate politiche più coraggiose per favorire la transizione energetica e contrastare il cambiamento climatico, hanno usato i dati che abbiamo prodotto con questa investigazione a supporto delle loro tesi. È il momento di attuare delle politiche e di fare in modo che queste politiche non siano solo politiche ambientali, ma siano politiche ambientali coraggiose e che veramente vadano a colpire chi inquina di più, chi contribuisce di più al cambiamento climatico, e che possono favorire una transizione energetica reale.